Direi che è il momento giusto per un nuovo episodio di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e quindi bentornati a tutti. Iniziamo. Nello scorso episodio abbiamo sistemato la questione Zora e non so se lo avete già notato prima, ma ogni volta che aiutate un popolo, questo si unirà al forte. Ecco qua gli Zora, ci sono i Rito che sorvolano tutto il forte e poi c'è un Goron, da quello che ho visto. Eccolo qua. Non so se ce ne sono altri, mi sembra di no. Comunque sappiamo già quale sarà la nostra prossima destinazione, ma, come di consueto, voglio prima andare a parlare con Pruna. Non credo ci dirà qualcosa di troppo interessante, semplicemente che la nostra ultima tappa sarà sud-ovest. Fino adesso ha detto sempre che il sud era pericoloso, di rimandare di andarci dopo. Chissà cosa ci sarà là, cosa troveremo là. Sono discretamente preoccupato. Eh sì, è iniziato a piovere. Morit! Lui non l'avevo visto, nonostante io abbia girato intorno qua, in questi giorni. È il momento di dare spazio alla nuova generazione al villaggio degli Zora, e in buone mani con Residon e la regina Iona. Tuttavia, Residon deve ancora adempiere ai suoi nuovi doveri di saggio. Perciò saremo noi a proteggere il forte di guardia, così il re potrà dedicarsi ai propri compiti. Inoltre, ci stiamo preparando a studiare i geoglifi apparsi nelle varie regioni. Se scopriremo qualcosa, te lo comunicheremo appena possibile. Hyrule è molto vasto e dovrai attendere prima che arrivino nuove informazioni. I geoglifi, oltre a portarvi poi un video con tutti quanti i ricordi, oppure anche una guida su dove recuperare questi geoglifi, dove trovarli, credo che faremo proprio anche un episodio con tutti i geoglifi, perché secondo me sarà importante per la lore del gioco e quindi lo voglio fare insieme a voi, oltre che portarvi un video statico, asettico, no? Quindi lo commenteremo poi insieme, eccetera, ma non adesso. Magari dopo le Gerudo vedremo, non so come evolverà il gioco. Ecco Bruna. Link, bentornato, mi è giunta voce di cosa è successo. L'ondata di freddo che ha colpito Irito, la ghiottoroccia che ha fatto impazzire Goron, la melma che inquinava le acque pure di cui gli Zora hanno bisogno per vivere. E dietro questi avvenimenti c'era sempre una figura molto simile alla principessa Zelda. Immagino non sia stata una passeggiata, ma è un sollievo sapere che la vita di tutti è tornata alla normalità. Tutti o quasi, in realtà. Eh sì, grazie a te il legame tra la principessa Zelda e il cataclisma ora è evidente. Purtroppo la situazione è molto più grave di quanto pensassi, è meglio che tu vada a controllare la regione rimanente. Ok, andiamo sulla regione rimanente, sì lo sappiamo, ma come? Come fai a dimenticarti? Usa la tavoletta Pruna. Lo so Pruna, ma se magari mi dici qualcosa di interessante. L'ultima regione da controllare sono le terre Gerudo a sud-ovest. Le terre Gerudo si trovano all'estremità sud-occidentale. Sono molto lontane da qui, quindi faresti bene a riposare agli stallaggi che troverai sulla via. Il modo più semplice per arrivare alle terre Gerudo è dirigersi alle rocce rossastre del grande altopiano Gerudo. Ma so che gli sbalzi di temperatura possono essere micidiali. È un'impresa ardua se non si è viaggiatori esperti e senza l'equipaggiamento adatto per resistere all'ambiente. Ma sono sicuro che tu non avrai problemi. Comunque sia, quando non sai più dove andare, consulta la tua tavoletta. Ti affido alla regione dove si verificano ancora quegli strani fenomeni, quindi occhi aperti. C'è un villaggio che mi impensierisce, quest'altra cosa che faremo. Abbiamo già chiesto, sappiamo che c'è qualcosa, sta succedendo qualcosa al villaggio Calbarico. Che è un villaggio che io mi porto dentro, perché comunque è stato il nostro, boh, forse primo vero villaggio importante, comunque era la mia hub preferita del gioco. E quindi voglio vedere com'è cambiato e poi voglio capire cosa è successo là. Perché ha parlato, se non sbaglio, di rovine, zonao, insomma, ok. Non è certamente la cosa principale da fare, ma comunque vedremo se ci sarà il modo di visitare il villaggio insieme. Anzi, io lo vorrei fare, quindi datelo già per scontato. Dunque, sud-ovest, Terre Gerudo. Io ho già sbloccato chiaramente tutta la mappa, vari sacrari e direi che userò questo sacrario. Come vedete poi anche una nuova armatura, o qualche arma nuova, anche se in realtà di armi non sono messo benissimo. Le sto per finire, ne devo trovare altre assolutamente. Ma adesso deserto. Tra l'altro il deserto, a parte questo sacrario qui, forse è una delle poche zone che proprio non ho nemmeno, in cui non mi c'è nemmeno cascato l'occhio. C'è una tempesta, questo sì. Però qui non ho visto nulla. Ecco, per esempio, questo stallaggio non l'ho sbloccato. Direi di no.
Stallaggio del Canyon Gerudo. Vorrei prendere il punto. Perché in queste condizioni? Forse perché non ci viene più nessuno? Allora. Mamma mia quanto ci vuole. Volevo lanciare un frutto igno per non sprecare la mia arma decente. In teoria adesso possiamo entrare. Oh, me l'ha cotta. Buona. Ho anche dei nuovi materiali per il compositor da utilizzare con altre armi, da unire. Appena ne troviamo qualcuna lo faremo. Ehi tu, spiega. Heyland, non deve essere stato facile riuscire a entrare. Mi dispiace che tu sia venuto fin qui solo per trovare lo stallaggio chiuso. Non c'è più possibile tenere cavalli a causa di questo clima anomalo, quindi abbiamo perso tutti i clienti. Come se non bastasse, la principessa Zedda ha proibito l'uso del pozzo. Ed era un pozzo tanto utile, in cui crescevano un sacco di funghi. Mi aveva detto che sarebbe stata solo una soluzione temporanea, che sarebbe tornata più avanti, però non si è più fatta vedere. Oh, perdonami, non dovrei annoiarti con le mie lamentele. Se hai bisogno di un posto per la notte, ti consiglio di provare al Bazar Arsur, che conosciamo bene. Esci di qui e prendi la strada ovest. È un po' lontano, ma se all'entrata del deserto riesci a noleggiare un mezzo di trasporto, ci arriverai velocemente. Beh, ora che mi rimetto all'opera. Non posso andarmene da qui senza ripulire questa montagna di robaccia. Non so neanche che cosa farmene. Scommetto che dobbiamo distruggere tutto. Piromani. Meglio un frutto igno che un po' di durabilità della mia arma, sinceramente. Ok. Funziona, credo, anche la gelatina ciucciù, rossa. Ho più fruttigne, quindi vado con questi. Vabbè, è una mini sfida, però, cioè voglio dire, se è solamente questo da fare, ci mettiamo pochissimo. Scusa, ma devo davvero concentrarmi a mettere in ordine. Che? Le cose di cui dovevo liberarmi sono sparite? In effetti mi sembravi molto indaffarato, ma non avevo idea che stessi facendo piazza pulita. Non so davvero come ringraziarti. Mi sei davvero di grande aiuto. Prima che me ne accorgessi, c'erano così tante casse davanti all'ingresso che sono rimasto intrappolato. Ho anche alcune cose di cui occuparmi, ma grazie a te almeno posso uscire da questo posto. Visto che ho ancora la mia uniforme e lo stallaggio qui, ti prego di voler essere il mio ultimo cliente. Salve, permettimi di darti il benvenuto allo stallaggio del Canyon Gerudo. Che tristezza. Per commemorare il fatto che sarai il nostro ultimo cliente, aggiungerò un punto alla tua tessera punti. Ok. In realtà era uno dei miei scopi principali, ottenere il punto però. È stato bello poter accogliere il mio ultimo cliente, vi auguro il meglio nel corso dei tuoi viaggi. Bene, allora ho ancora alcune cose da sistemare, quindi è tempo di rimettermi al lavoro. Ti ringrazio per avermi aiutato, prego. Ah, ma guarda un po'. Ora che ci penso, un po' di tempo fa abbiamo ricevuto delle cornici da parte del consorzio stallaggi. Erano finite sotto a una montagna di altra roba e me ne ero dimenticato. Devo solo togliere questa carta e... Queste cornici sono ancora più pregiate di quanto pensassi. Forse dovrei appendere qualcosa qui allo stallaggio in modo da farlo sembrare un po' più vivace. Ah. Ti è caduto l'occhio su quella cornice vuota? Mentre pulivo mi ero quasi dimenticato di queste cornici, va bene. Appendere un bel quadro con un paesaggio, visto che ho lavorato qui a lungo. Sarebbe il mio modo per ripagare lo stallaggio, ora che siamo agli sgoccioli. Sai, un rito che è stato nostro ospite mi ha raccontato una storia. Devi sapere che qui vicino si trova un luogo abbastanza famoso da finire sulla mappa, i Colli Occhiali. Mentre il viandante rito sorvolava i Colli Occhiali, ha guardato verso il basso e ha visto i colli che sorridevano. Non credi che questa sarebbe l'immagine perfetta da appendere, per andarmene da qui lasciando un sorriso? Purtroppo non so volare, ma mi basterebbe un'immagine dei Colli Occhiali che sorridono, così potrei copiarla. Ok, questa è un'altra, un altro step, un'altra missione. Va bene, che adesso ovviamente non faremo. Continuiamo a proseguire verso la città della Gerudo. Freddo insopportabile. Che poi... Lo sapete già qual è il problema dell'entrare nella cittadella Gerudo, vero? I voi non sono ammessi, i maschi.
L'altra volta ce la siamo cavata con un vestito da donna. Adesso non abbiamo nulla, quindi vediamo. Magari le cose sono cambiate. Magari bisogna trovare il vestito da qualche altro. Non lo so. Oh, salve. Questi me li tengo poi perché farli insieme ci porterebbe via, secondo me, un po' troppo tempo. Tanto sono cose fino a se stesse, insomma, per prendere i semi. Lì c'è il sacrario, ma vabbè, segniamolo. Però lo vedo abbastanza bene, eh? Allora, facciamo così. Nel dubbio. Ho sbagliato. Esatto. Allora. Credo che qui si possano noleggiare i terchechi, fuoco e deserto, come si chiamano. Il Canyon Gerudo era già diventato meno popolare per colpa dell'improvvisa escursione termica, ma ora che si è aggiunta anche questa tempesta di sabbia, i clienti ci stanno alla larga. Qui si possono noleggiare foche delle sabbie, ok. Vedi, sono degli animali che si muovono perfettamente anche tra le sabbie del deserto. Grazie a loro puoi avanzare senza che i tuoi piedi sprofondino nella sabbia a ogni passo. Insomma, se vuoi attraversare il deserto, usa le foche. Vabbè. 20 rupie, se preferisci puoi noleggiarne una con slitta. Proviamo la slitta. Non ho la minima idea di cosa cambi. Beh, senza slitta ci mettiamo direttamente sopra la foca. Così, infatti c'è la slitta. Costa anche 50 rupie, quindi... Perché ho messo questo qui? Quindi... non so, più veloce, più maneggevole? Non ne ho idea. C'è anche il bazar. Arsur, che dovrebbe essere questo. Mi stai forse dicendo che io ho preso questa per arrivare fino a lì e basta? Calma. Ho pagato io. Sta ferma. Sì, per arrivare al bazar non serve. Ci potrebbe servire dopo, ma non so se rimarrà qui. Non ti muovere. Questo intanto lo sblocchiamo. Eccoci qua. Avrei anche bisogno di un set per il caldo, perché non ho nulla al momento. Qualche cibo, ma nient'altro. Questo non tiene dal caldo, purtroppo, è solo antifiamme. Andiamo a vedere se qua c'è qualcosa di interessante, non si sa mai. Ok, bottiglia d'olio. Considerando che ne ho zero, io compro. Non avendo problemi di rupie, mi piace avere nello... Questi ce li ho, ma vabbè. Mi piace avere nello zaino un po' di scorta di cibi o cose simili, perché comunque ci possono servire. Ci ho ripensato perché volevo prendere tutto, non solo una. Ok. Svuotiamo il mercatino qua. Oh, eccolo! Oh, sapevo che quell'articolo avrebbe attirato la tua attenzione. Un voi che affronta il deserto non può farne assolutamente a meno. È l'ultimo pezzo che mi rimane. Se lo compri ti confiderò un segreto molto speciale che neanche le Gerudo conoscono. Addirittura. Non lo so se basta. Non so se basta per il caldo. Non mi ricordo se bastava un pezzo, ne servivano almeno due, boh. Visto che hai comprato il mio ultimo articolo, manterrò la mia promessa e ti svelerò il segreto. La fascia che hai comprato fa parte del set del deserto per voi, che include anche lo spallaccio e i pantaloni. Che non hai, però. Li puoi trovare solo in un posto molto speciale, un club segreto che si trova nella cittadella Gerudo. Ah, il club segreto, ok. Proprio dietro alla boutique AFA di moda. Oh, ora che ci penso, però, a voi, non è permesso entrare nella cittadella Gerudo. Dimentica quello che ho detto. Ok, quindi non possiamo comprare gli altri pezzi se non sblocchiamo il club. Il club, ragazzi, si sbloccava con la password. Non mi ricordo nemmeno bene come, perché lo abbiamo fatto insieme in live e mi avevate aiutato voi in quel caso. Però ok. Qui c'è una mini sfida che posso prendere. Ho rischiato grosso, se mi avessero sentita me la sarei vista brutta per aver usato di nuovo quel gergo giovanile. Capirai. La mia superiore mi ha incaricato di decorare un'arma in modo elegante, ma non so proprio come fare. Mi ha detto che deve luccicare
e irradiare una passione rovente. Che cosa significa? Per di più non posso usare ingredienti mostruosi perché la mia superiore è allergica. Luccicante forse intende quelle mai usate, tipo questa. Ardente, boh, o ci si attacca qualcosa di fuoco, però adesso non lo voglio fare. Questo intanto lo piglio però, nel dubbio. E non gli vanno bene neanche armi con pezzi mostruosi. Oh, buono questo. Questo buono. Bene, oh, qui c'è un pozzo. Io intanto li sblocco tutti, poi si starà a vedere. Li faremo in live, penso. Se non sbaglio, il vestito da donna era tipo da qualche parte qua. Ma qualche freccia, sapete che la compro perché non bastano mai. Ok. Bene, te ne ho. Onesto. Allora, intanto vado ad equipaggiarmi con questo. Perché tanto due pezzi antigelo bastano. Antifreddo, antigelo. Volevo anche arrampicarmi lassù per capire se c'è qualcosa di interessante. Andiamoci, dai. Sono curioso. Questo? Tridente Gerudo. Potrei fare delle armi abbastanza buone con i pezzi che ho, con i materiali che ho, eh. Ho anche alcuni materiali dei draghi, che so che sono molto utili se uniti alle spade, come spade, insomma. Ghiacciano, bruciano. Appena troviamo qualcosa di decente, però, perché non li consumo con un'arma, con un attacco base 6. Quello no. Madonna, tutte storte queste cose. Sembra tutto a posto nella cittadella Gerudo, eh? Ehi, aspetta, questo è il faro del bazar. I civili non possono... lasciamo perdere. Hai fatto tanti sforzi per arrivare qui, goditi il panorama. Questo è l'unico posto al bazar Arsul dal quale si può vedere bene la tempesta di sabbia. Wow, quindi niente di fatto. Ok, allora là c'è un sacrario. Quella è la cittadella Gerudo. Ok, quindi da qui si vede. Ah, è proprio... Quella parte in alto lì non mi pare ci fosse. Va bene. Premesso che non ho voglia di tornare dalla foca. Ah, però è lì. Ah, no, non è quella. Vabbè. E queste tempeste, questi vortici spingono in alto? Voi cosa dite di bello? Sababa! Oh, questo sì che era un va pronunciato come se complimenti a me. Che succede, ragazzo? Non ti ho mai visto da queste parti. Noi saremo i primi uomini ufficialmente riconosciuti dal popolo Gerudo. Siamo la carovana dei voi viaggiatori. Sei anche tu alla volta della città della Gerudo? Sì. Carovana dei voi. Siamo un gruppo di amici mercanti di professione uniti dal sogno di fare affari nella cittadella Gerudo. Voi è una parola Gerudo che significa maschio. Almeno questo termine lo devi conoscere, certo? Altrimenti le Gerudo non ti accetteranno mai. Noi abbiamo trascorso anni a cercare di ingraziarci le Gerudo. E tutti i modi in tutti i modi possibili. Alla fine siamo riusciti a farci affidare la sorveglianza dell'ingresso ovest. Ho perso il conto di quante volte le lance delle guardie mi hanno sferrato la guance. I passanti mi scambiavano per un maniaco. Poraggio. La cittadella Gerudo si trova sempre dritto da questa parte. È una città costruita dalle Gerudo, popolata da sole Gerudo. In altre parole, per noi è il luogo ideale. Arpione. Capitano, stai alzando troppo la voce, così le Gerudo si faranno una cattiva idea di noi. Scusa Rob, mi è sfuggito. Comunque, alla cittadella Gerudo vige una legge che vieta l'ingresso ai maschi in città. Se mi dice che non posso entrare in città, mi viene ancora più voglia di visitarla. È una reazione normalissima. A dirla tutta, volevamo salvare le Gerudo dalla tempesta di sabbia, così che apprezzassero la carovana, ma la tempesta ci impediva di vedere bene e ha messo fuori uso le nostre bussole, così ci siamo persi subito. Alla fine sono state le Gerudo a salvare noi. Ad ogni modo, se ci dimostriamo
delle degne guardie, la cittadella Gerudo farà un'eccezione a accoglierci come... Non credo che sarà così facile. Allora, c'è una tempesta. Credo che da lì in poi non si vedrà più nulla. Ah, da qui in poi non si vedrà più nulla. Già. Che miseria. Ho la sabbia negli occhi. Ma anche qui? No, qui no, cavolo. Ok. Devo assolutamente, se non si vede appunto nulla come ho visto, andare dritto. Fine. Questa è l'unica soluzione. Qui però voglio capire una cosa. Si attiva la mappa? Freddo, troppo freddo, porca miseria. Pensavo che due bastassero, invece no. Ah, beh, perché non li avevo messi, ne avevo messo solo uno. No, non avevo messo neanche uno contro il freddo. Va bene, ok, pensavo di sì. Però sì, ne basta uno, a quanto pare. Quindi forse anche per il caldo ne basterà uno, non lo so. Brutta storia. Per pochissimo, ma devo mettere questo. Ok. Allora, qui ci andiamo così. Sì, va bene. Schiniere antifreddo. Top. Bene. Qui però non vedo niente. Qui sì. Qui no. Seguiamo lì. Devo cercare di non spostarmi troppo. Crepaccio del deserto. Ho sorvolato? Credo di sì. Poi anche notte, tra l'altro. Nel dubbio. Bottiglia d'olio. Tutta la roba che ho comprato prima l'ho trovata adesso qui. Vabbè. Ma sì. Usiamo l'unica arma decente per spaccare le casse, vai! Frutto shock. Qui ce n'è una. Cristo. Non gli ho tolto nulla. Il fuoco ti piace? Direi di no. Costato di Ghibdo, potenza di attacco 40. Ho notato che le parti, diciamo, scheletriche, con le ossa comunque. Eccola qua, già arrivati. Danno una marea di attacco, probabilmente resistono poco, però 40 d'attacco, cioè, qualsiasi arma la si trasforma in un'arma di distruzione di massa. Cittadella Gerudo. Sacrario, quello lassù in cima. Dopo ci andiamo, sblocchiamo il teleport. Ma una città fantasma. Sì, lo so, il nostro obiettivo è di là, però. Oh, cavolo. Non gli fai niente con questa? Arma da taglio? No. Sono deboli solamente al fuoco? Al fuoco sicuramente sì. Con la freccia l'aveva shottato. Ah no, avevo shottato quello che volava. Ah. Quando è bianco gli facciamo male? Sì, ok. Quindi per forza gli devo lanciare qualcosa di fuoco? O magari sono deboli anche ad altri elementi? Non ho idea. Avviso, riparazione del buco nel pavimento.
causa mancanza di rifornimenti, è stata utilizzata una lastra di pietra come materiale di emergenza. Che vuol dire che c'è un passaggio segreto? Non so dove porta questo coso. Però a parte volevo finire un attimo il giro, ma poi voglio prima andare là, dove in teoria c'era la sala dove alloggiava Riju, insomma, ma non credo che ci sarà più a questo punto. Se è tutto così. È invasa dai mostri. E dalla sabbia. Vabbè. Ho scoperto un passaggio segreto, molto bene. Ce n'è un altro. Oh. Quindi qua non c'è nessuno. Esatto. Nemmeno di sopra. Diario di Riju. Oggi Biulla mi ha dato notizie alquanto preoccupanti. Il misterioso miasma si sta propagando dalle profondità del castello di Hyrule e chiunque vi entri in contatto si ammala. I nostri compagni di battaglia Link e Zedda sono in giro per Hyrule e so che risolveranno questa faccenda. Beh, adesso non mettiamo a leggerci i diari perché sono sempre piuttosto lunghi in realtà. Interessanti sicuramente, ma non da episodio. Volevo arrivare al sacrario se è possibile. Se è possibile. Bello questo. Direi perfetto. Ok. Quindi ce ne dobbiamo andare qua. Finalmente giorno. Qua. C'è vita qui. Niente da segnalare. Cosa vuoi? Sei venuto qui per sfuggire alla tempesta di sabbia? La cittadella sotterranea Gerudo è qui dentro. Perdonami, ma i voi non possono oltrepassare questo punto. Non conosci questa parola? In realtà sì. Non so perché te l'ho chiesto, ma... Che c'è? È successo qualcosa? Sì, c'è un voi da queste parti. Cosa? Hai detto voi? Non preoccuparti, è talmente basso che non arriva alle feritoie che usiamo per comunicare. Finché qui non lo vedrà nessuno e anche lui non riuscirà a vedere niente. Normalmente ai voi non è permesso entrare nella cittadella Gerudo, ma adesso ci troviamo in una situazione di emergenza, quindi se prometti di stare alla larga della cittadella sotterranea, io farò finta di non averti visto in città. Se cerchi riparo dalla tempesta di sabbia, puoi andare a rifugiarti in una delle case in superficie. Asterde. Si vede solamente... Un'altra. Io qua avrei trovato due passaggi sotterranei. Ce n'è uno qua. Oh mio Dio. E uno di qua. Cavolo. Ma non è che sono collegati? Non capisco se è lo stesso punto, ma mi sembra di sì. Mi sembra di sì.
quest'arma poi la andrò a riparare da un Octolok. Non la voglio perdere. Vabbè, oddio, l'Elsa non è niente di che, però... Il pezzo sopra sicuramente sì. Spallone della sergente, mamma mia, non ho niente. Ah no, questo non funziona neanche. Non ho niente per spaccare la roba. Porca miseria. Freccia bomba. Ah, è rimasto solo quella. Che poi probabilmente ci porta semplicemente di là. Qui c'è... Qui c'è da esplorare. Però c'erano un sacco di zone che ancora... Vabbè. Che erano già aperte. In sostanza. Finché ho le frecce bomba siamo a posto. Quando le avrò finite, beh... Addio. Niente Korok. Ci provo sempre, non si sa mai. Mamma mia. Che poi magari usando... Quanto si può provare? Accidenti. No, no, indietro. Voglio rimanere di sotto. Devo ancora vedere un casino di roba. Va bene. E siamo tornati qui. Quindi non serviva assolutamente a nulla. Che? Messaggio in bottiglia. Ne ho già trovato un altro, un'altra volta, ma non in acqua. Ti ho trovato! A te che leggi questa lettera, sei un voi in vita, inviato dal destino. E io sono la tua vai del destino. Corri a salvarmi, liberami da questo mondo in cui sono intrappolata. Spero che, supportato dal mio amore, avrai la forza di trovarmi presto. Andrà tutto bene, sono sicura che ci incontreremo, è il nostro destino, la tua Caliban. Va bene. È tutto collegato. Qui c'è ancora. Anche se non so. Ci sono vari passaggi segreti che possiamo utilizzare per scendere, però non riesco a capire se è una cosa fine a se stessa o se effettivamente ci serve per combinare qualcos'altro. Ma quante bottiglie e messaggi ci sono? Non ci arrivo. Forse provengono da la zona in cui dobbiamo andare. Ci ho pensato adesso. Sono le Gerudo che le stanno mandando. Come che si chiamano? Non voi, ma vai. Non ho visto, cadono da qui i messaggi? Sì. E se emergo? Mi butteranno fuori, sicuro. No. È un voi, qui c'è un voi, catturatelo, esatto.
Come cacchio facciamo allora a entrare? I voi non sono i benvenuti qui. Vattene immediatamente. Aspettate. Biulla, la comandante del guerriere Gerudo. Ne è passato di tempo, spadaccino di Hyrule. Va tutto bene. Questo voi ha ricevuto il permesso di entrare nella cittadella dalla matriarca in persona e può muoversi come vuole. Passa parola a tutte quante. Sei giunto fin qui attraversando la tempesta di sabbia. È successo qualcosa di brutto? Cosa? La principessa di Hyrule è scomparsa. Avevamo sentito delle voci riguardo il castello di Hyrule, ma è peggio di quanto immaginassimo. Tuttavia, spadaccino, scusa, Link. Scusa, Link. È un'impressione che tu abbia attraversato la tempesta di sabbia? È un'impressione. Scusa, Link. È impressionante che tu abbia attraversato, infatti. È scoppiata all'improvviso non molto tempo fa. Siamo uscite per cercare di identificare la causa. Ma è comparso un branco di mostri nel deserto, i Ghibdo. E le unità di ricognizione sono state sconfitte. I Ghibdo si sono persino avventurati nella cittadella in superficie, costringendoci a fare evacuare le Gerudo qui sotto. In qualità di protettrice della cittadella, non potrei essere più mortificata. Perciò, anche se vorrei aiutarti nelle ricerche della principessa, adesso non mi è possibile, mi spiace. In questo momento la matriarca Riju si sta allenando per ottenere la forza per tirarci fuori da questa situazione. Se stai cercando la matriarca Riju, devi provare alle rovine a nord. Ok, comunque era dove dovevamo venire, questo sicuro. Biulla. Una guerriera formidabile, guardia del corpo e fidata consigliere di Riju. È anche in buoni rapporti con Link, che ha visitato la cittadella in precedenza. Il grosso spadone che ha sempre con sé è un simbolo di forza e conferisce un'aria molto temibile. È l'inflessibile comandante delle guerriere Gerudo, ma quando è preoccupata per Riju mostra anche un lato più dolce. Sì. Grandi campionesse, anche Riju, poi non riescono a far fuori questi due qua fuori, cioè. Vabbè. Sì. Ce l'abbiamo qui l'armatura? No, perché ce l'avevano già detto che era nel club segreto. Che poi il club segreto dov'è? Cioè, il club segreto dove? Sì, si sono trasferite tutte qua. O è sempre di sopra? C'era sì la missione secondaria, l'avevo vista, ma non adesso. Allora, le rovine a nord. Eh beh, di rovine qua nel deserto ce ne sono una valanga. Siamo già pronti così. No. Per niente, perché non so dove sono. Non so dov'è il nord qua. Devo prima. Eccoci qua. Rovine a nord. Ah, beh, ma me l'hanno segnato, ma allora. Allora siamo a posto. C'è sempre la questione della tempesta, ma è risolvibile. Camminiamo in linea retta e si vola. È proprio diventata una città fantasma. Immagino che una volta finito tutto questo torneranno in superficie. Caldo insopportabile. Non basta, porca miseria. No, questo credo di ricordare bene non funziona contro il caldo, no. Ah, non ho nulla a parte quello. Certo però, colpo gobbo, cioè, potevano far direttamente comprare tutto il set prima. Avrò sicuramente qualcosa, però. Ah, ok, dai, abbastanza. Un minuto di difesa contro il caldo. Però se le rovine sono queste, ci siamo già. Contro il freddo siamo a posto, contro il caldo no. Rovine di Gerudo Nord. Riju? Riju? Ah, era lei che. Ok. Oh. Ah!
Bello. Sono proprio curioso di vedere come cambierà questo attacco. Mancato di nuovo. Di questo passo non riuscirò a proteggere il mio popolo. Quella tuta a caso. L'armatura. Link. Che sorpresa! Non mi aspettavo di vederti qui. Si è data una tagliuzzata ai capelli o sbaglio? Eppure, appari sempre nel momento migliore. L'elmo del tuono, lo voglio. Come lo prendo? Il castello di Hyrule si è sollevato da terra e la principessa Zelda è scomparsa nel nulla. E hai viaggiato fino a qui perché sei alla disperata ricerca di indizi. Capisco perfettamente come ti senti, Link. Anch'io sono amica di Zelda e farò il possibile per aiutarti. E anche per questo devo risolvere al più presto un problemino che sta minacciando il popolo Gerudo. Non deve essere stato facile arrivare fin qui, vero? Questa tempesta di sabbia si è scatenata nello stesso momento in cui si è verificato lo strano fenomeno al castello di Hyrule. Ha avvolto la cittadella e il deserto in un batter d'occhio. E dal suo interno è apparsa un'orda di mostri sconosciuti, a cui abbiamo dato il nome di Ghibdo. Sono lenti, ma gli attacchi fisici non li danneggiano molto. Lo abbiamo imparato a nostre spese, quando, facendo ricerche sull'origine della tempesta, ci hanno attaccato. Attacchi fisici, quindi elementari. Ma dimmi, per caso stavi guardando mentre mi allenavo? Sì. Mi stavo giusto allenando a colpire quel manichino con un attacco fulmine. Credo che sarebbe una tecnica molto efficace contro Ghibdo. Però devo migliorare ancora molto per riuscire a padroneggiarla del tutto. La mia mira lascia parecchio a desiderare. Ho bisogno di avere il pieno controllo di questo potere per eliminare Ghibdo il prima possibile, ma voglio anche scoprire la causa della tempesta di sabbia e aiutarti a cercare la principessa Zelda. Ho un'idea, Link. Perché non mi assisti mentre mi alleno? Scocca una freccia verso quel manichino. La userò per indirizzare il mio attacco fulmine. Ok. Ho fatto, eh? Ok. Oh, è andata bene, proseguiamo. Mira verso quei manichini e proviamo a colpirli tutti insieme. Invece di prenderli di mira individualmente, mira proprio in mezzo ai tre manichini. Il punto migliore dovrebbe essere quella roccia sporgente. Ma tieni presente che maggiore è la distanza dell'obiettivo, più tempo mi servirà per caricare il fulmine. Ah, ok. Il nostro attacco è devastante. Vabbè, lo era già anche su Breath of the Wild. Perché ne servono due però? Non ho capito. Sbaglio il primo lancio? Ma dice di mirare. Che devo fare? Aveva detto di non fare così. Funziona solo se lo becco proprio nel centro. Così, devo proprio colpire la roccia, ma che cacchio ne so più. Ora ci ho preso la mano. Così potremo sconfiggere facilmente Ghibdo. E ora rimborsami l'arco. Link, è tutto merito tuo. Oh, ok. Cos'è stato? Non sembrava il rumore della tempesta di sabbia. L'hai sentito anche tu, vero? Credo che fosse... Porto un messaggio. Chi è? Ah, ok, pensavo... Abbiamo ricevuto notizia che un gruppo di Ghibdo sta assaltando il Bazar Arsur. Byulla si sta già dirigendo là. Cosa? Ah, tutto chiaro. Link, dirigiamoci subito al Bazar. Ho bisogno del tuo aiuto per utilizzare il mio fulmine. Ti prego, sostienimi con la tua forza. Conosci il Bazar Arsur? È un'oasi nord-est della cittadella Gerudo. Stavo per morire.
Faremo vedere a quei Ghibdo di cosa siamo capaci. Non ho capito perché ha bisogno che io lanci la freccia per attivare il suo fulmine. Va bene. Avevo visto con la coda dell'occhio un forziere, ma... Eccolo qua. Al bazar ci siamo stati prima. Grazie per questo. Peccato che adesso non si vedrà più un cavolo. Qui c'è una grotta. Nuovo sito. Valle delle statue silenti. Va bene. Ottimo averlo sbloccato. Caldo insopportabile. Ah, di niente. Qui non ho... Non ho nulla contro il caldo. Allora, ecco. Usiamo questo. Quando sarà il momento utilizzerò il cibo, ragazzi. Tanto ormai va così. Ghibdo. Quindi sono deboli agli attacchi elementari. Penso tutti, quindi, a questo punto. Vediamo. Sì. Però servirebbe un'arma. Perché lanciare così? Sì, oddio. Funziona anche così. Anche il furto elettrico. Cavolo, si è rotto lo spadone. Adesso facciamo una bellissima cosa, guarda. Però... non funziona. Ora sì. Ah, si è già spaccato quel coso. Oh mio Dio. Avevo dato un colpo? Va bene. Oh no, Moldenotera, no, cavolo. No, 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 no. Anche perché la Moldenotera io la facevo secca con le bombe. Non abbiamo le bombe. Fece bomba. Non penso sia la stessa cosa. O perlomeno esauriscono un po'. Vabbè, ma già Mauro il sacrario. Ci ripensavo. Pensavo fosse più in su. Vabbè. L'ho visto adesso. Meglio tardi che mai. Quindi dobbiamo aiutare con un assalto di Ghibdo. Magari per la prossima volta vedo di crearmi delle armi elementari così. Dalla prossima volta sicuro non serviranno più. Non fate avvicinare i Ghibdo. No. Per carità. Guai. Di questo passo... Scusate il ritardo, li faremo fuori tutti in un colpo solo. Andiamo, seguitemi. Link, conto su di te. In un colpo solo magari no, però. Proteggerò la matriarca e spazzerò via questi maledetti mostri. Cioè, quindi io devo lanciargli la freccia perché tu ti possa poi colpire? Sì. Ma funziona che se non li colpisco in testa? Ah, io li colpisco in testa. Perfetto. Chi c'è? Ah. Ma stanno continuando ad arrivare o... Sì. Riju, però mi dai un po' di frecce dopo? Perché io... Sai com'è? Le pago.
Già fatto. Quello è il nido dei nemici? Sbucano da lì? Ah, ma allora. Dirlo subito? No, magari evitavamo di farne fuori 25. Ok. Sempre con la matriarca qua o... Ok. Voglio vedere se così gli facciamo male, ma credo proprio di sì. Freccia bomba più fulmine, direi che è abbastanza devastante come combo. C'è un superstite, incredibilmente. No, è vero. Ok. Direi che possiamo fermarci qua. Vediamo questa cosa. Biulla, grazie per aver resistito fino al nostro arrivo. In effetti, sapere che i Ghibdo sono vulnerabili ai fulmini ci ha dato un grande vantaggio. Zelda? Ah! Sì. Non può essere. Ma cosa? Può La essere. Cittadella è in pericolo. Può essere. Zelda! Sono apparsi dei tornado vicino alla cittadella. E Zelda sta andando proprio in quella direzione. Biulla, dobbiamo rientrare subito. Link, noi andiamo avanti. Ci vediamo alla cittadella. Missione che affronteremo insieme nel prossimo episodio.